benvenuti a questa serata. Mi devo scusare per l'illuminazione pubblica perché c'è un tratto buio, quindi avete fatto un tratto di strada al buio, mi scuso, ma probabilmente con dei lavori in corso hanno toccato un qualcosa e anche l'intervento non ha rimediato, quindi scusate ancora del buio. E inizio ringraziando, un ringraziamento per questa serata al senatore Dujani, al professor Louvain, al professor Di Tommaso, a tutti coloro che hanno organizzato, a Maura Susanna che ci intratterrà con la sua musica, per questo argomento così delicato. È un momento di approfondimento che dobbiamo accogliere con gioia in un momento molto difficile, dove forse è sempre più semplice scrivere un post su Facebook, raccogliere piace e commenti critici senza approfondire. E dedicare un momento di approfondimento formativo e forse può aiutarci a ricostruire dei punti di riferimento importanti. Quindi grazie e un grazie profondo a tutti gli organizzatori. Grazie mille. Grazie. Benvenuti a tutti i presenti, è un vero piacere vedervi così numerosi ad affollare questa platea e soprattutto visto il breve tempo impiegato per organizzare la serata. Io ho il compito di smistare gli interventi, di fare da moderatore, cercherò di farlo al meglio anche perché il tavolo è dei più veramente importanti, ecco, mi metto un po' di pressione, ma sono veramente curioso e interessato rispetto a quello che succederà di qui a poco. Io adesso cedo la parola alla vicepresidente regionale di ANPI, Erika Ghisciarda. Innanzitutto scuso l'assenza del presidente regionale che è impegnato in un consiglio comunale, quindi non poteva essere presente, quindi scuso l'assenza di Nedovinzio. Ringrazio tutti voi perché, come ha giustamente detto Diego, questa serata è stata organizzata in fretta e furia. Naturalmente è stata organizzata a Châtillon volutamente, visto l'apertura di una sede di Casa Pound che non ha lasciato sicuramente indifferente l'ANPI, e soprattutto perché ci tengo a dire Châtillon è un paese importante per la resistenza. Ricordiamo, facendo la strada regionale, tutti noi passiamo davanti alla lapide di Émile Lexer, forse uno fra i più importanti personaggi della resistenza valdostana. Naturalmente il contributo di vittime del paese di Châtillon è stato importante, e soprattutto quello che tengo a precisare è che il comune di Châtillon da sempre con l'ANPI ha collaborato, quindi sovente ci siamo trovati in questa saletta ad organizzare manifestazioni, e quindi Châtillon per noi è un paese importante. Cosa fare in questo momento? Sicuramente per noi è importante che le persone sappiano quindi cos'è il fascismo del terzo millennio, se è un problema e perché è importante parlarne e divulgare. Quindi credo che i tre relatori al tavolo siano ben titolati per spiegarci un po' di cosa stiamo parlando. Cesare Dujani ha vissuto il primo fascismo, quindi lui forse sta ritornando un po' indietro alla mente, ascoltando, vedendo alcuni gesti che purtroppo passano nei nostri telegiornali o vediamo nei giornali, quindi sicuramente questa è la cosa prioritaria. Quello che dico è: cosa possiamo fare? Allora, vedo qua tanti iscritti all'ANPI. Sicuramente l'iscrizione all'ANPI è un bel segnale, nel senso che quest'anno l'ANPI ha avuto un boom di iscritti a livello regionale, a livello nazionale, e credo non sia un caso. Credo che l'adesione alla nostra associazione sia un'adesione ai valori della resistenza, quindi a quei valori di solidarietà, uguaglianza per cui i nostri partigiani hanno combattuto. Quindi qui al tavolo di lato ci sarà poi Mauro, il segretario
della sezione di Aosta, che potrà fare le tessere a chi ancora non ce l'ha e ci tiene ad avere la tessera dell'Ampi. Non vi rubo altro tempo perché naturalmente anch'io sono interessata a questa serata e ringrazio e chiedo a voi un applauso per il senatore Di Giani, che ha passato anche qualche giorno in ospedale, quindi credo che a maggior ragione lo sforzo di oggi sia uno sforzo importante. Grazie. Prima di tutto un saluto cordiale a voi tutti per la vostra presenza numerosa e qualificata. Un ringraziamento anche all'Ampi per l'iniziativa che ha preso per questo incontro. E direi che vorrei aggiungere alle parole di sorpresa presentate da varie persone che hanno saputo dell'apertura del Casa Paut a Châtillon, in una via intitolata a nostro uomo della Resistenza. Vorrei collegarmi la loro protesta e unire la mia protesta alla loro protesta. Quali sono i motivi di questo? È difficile individuare. Credo che sia dovuto a una serie di fattori di indifferenza, di qualunquismo, di disinteresse alla cosa pubblica. E quindi questa ricerca naturalmente di protesta attraverso degli organi, dei modi che per noi non sono confacenti. Io mi auguro che questa sia una riunione di riflessione, che ci serva a tutti per riflettere su quel che è successo. Chi l'avrebbe creduto che dopo 30 anni di resistenza ci fosse stata questa apertura di presenza del fascismo in mezzo al paese di Châtillon? Eppure, così è la brevità. Vorrei anche aggiungere a queste osservazioni un'osservazione che mi viene da una pubblicazione fatta recentemente dall'Istituto della Resistenza, di uno scritto fatto da nostro grande storico della Resistenza, quale naturalmente ha sostenuto che la Resistenza deve ritrovare le sue radici sulla Alessandro Passerella Andreve. Voi sapete che Alessandro Passerella Andreve ha scritto un articolo interessante nel 1966, quindi a cavallo naturalmente di questi anni di Resistenza, augurandosi tanto point de vue economico che linguistico e culturel, le valdotens devraient se proposer de dépasser aussi bien le cadre régional que le cadre national pour s'ouvrir à une nouvelle dimension internationale ou plus exactement européenne. Je crois qu'aujourd'hui la recherche européenne devant les nationalismes qui sont en train de renaître aussi en Italie, c'est une réflexion sur laquelle nous devons penser et peut-être aussi travailler. Merci. Il testo è tratto da il libro di Cesare Pavese, La Luna e i Falò,
e Mario Quagliotti gliel'ha dedicata, ha musicato queste frasi, che poi per me sono poesia. Un paese vuol dire non essere soli, avere gli amici del vino caffè. Io sono della città, riconosco le strade dalle buche rimaste, dalle case sparite, dalle cose sepolte che appartengono a me. Al di là delle gialle colline c'è il mare, un mare di stoppie non cessano mai. Il mare non voglio più, ne ho visto abbastanza, preferisco una tampa e bere in silenzio, quel grande silenzio che è la vostra virtù. In silenzio girare per quelle colline, le rocce scoperte, la sterilità. Lavoro non serve più, non serve schiantarsi e le mani tenerle dietro la schiena. Pensando al futuro e la sola freschezza è rimasto il respiro. La grande fatica è salire quassù. Ci venni una volta quassù e quassù sono rimasto a rifarmi le forze, a cercarmi compagni, a trovarmi una terra, a trovarmi un paese vuol dire non essere soli. Buonasera a tutti. Il mio compito questa sera è quello di presentare una panoramica dei fascismi del terzo millennio dal punto di vista internazionale, quindi un compito piuttosto arduo e complesso. Prima di definire che cosa sono i fascismi del terzo millennio, è bene dare brevemente una definizione del fascismo del secondo millennio, cioè del fascismo tout court. Il fascismo non viene considerato un totalitarismo, ma una dittatura, per il fatto che non si fonda su una filosofia coerente e organizzata, su un sistema filosofico preciso, ma si fonda sulla retorica e su una serie di principi spesso tra loro contraddittori. Il fascismo è stato monarchico, è stato repubblicano, è stato autarchico e fautore del liberismo, è stato sovversivo e amante dell'ordine e della gerarchia. Insomma, ha avuto al suo interno componenti assai contraddittorie. Tuttavia, come ci dice Umberto Eco, si possono rinvenire alcuni punti che accomunano i vari fascismi. Quindi partiamo dal fascismo italiano, che è il modello dei fascismi successivi. Quali sono questi punti? Questi punti non ritornano in tutte le dittature, in tutti i totalitarismi del mondo, tutti quanti, ma
qualcuno si trova in qualche forma di fascismo, qualcuno si trova in qualche altra forma. I principi fondamentali su cui si fonda il fascismo, i fascismi, sono senz'altro il culto della tradizione, tradizione intesa sia in senso religioso sia in senso mitologico, si fa riferimento a, appunto, a un passato da rimpiangere, un passato meraviglioso che viene distrutto dalla contaminazione, da quello che accade oggi, per esempio, con la globalizzazione, con la mondializzazione. Secondo punto importante del fascismo, l'opposizione nei confronti del razionalismo illuminista, cioè dei principi della rivoluzione francese. Uguaglianza, fraternità, solidarietà sono naturalmente avversati da ogni tipo di fascismo. E, altro obiettivo polemico sicuramente del fascismo è la cultura. Ciò che si premia è l'azione per l'azione, la riflessione non è qualcosa di idoneo ad un regime fascista. E, naturalmente la paura della differenza, oggi, se una volta il razzismo era un razzismo biologico, no? Che si avvaleva delle teorie, per esempio di Gobineau, che aveva individuato con una pseudoscienza che i bianchi avevano delle caratteristiche che i neri non possedevano, eccetera. Oggi il razzismo è più sfumato, nel senso che si parla di più che altro di un razzismo culturale, no? Ci sono delle culture superiori e delle culture inferiori. Questo a partire dal Nouvelle Droite francese di Alain de Benoist, che ha teorizzato questo. E quindi il rischio della contaminazione della cultura bianca occidentale da parte delle culture che vengono da altre parti del mondo. Il nazionalismo, prima gli italiani, prima gli americani, no? America first, prima i russi, prima i tedeschi, viene declinato in tutte le... naturalmente le diverse appartenenze, secondo le diverse appartenenze nazionali. L'ossessione per il complottismo, che 100 anni fa era per lo più inteso come complottismo organizzato dagli ebrei, no? Il famoso complotto del sionismo, no? Che si collegava poi ai grandi mali, no? Che il fascismo individuava nel capitalismo e nel marxismo. Oggi questo complottismo, a volte è ancora antisemita, vedremo nella panoramica europea che farò, che in alcuni paesi l'antisemitismo è ancora molto forte. In altri casi il complottismo è naturalmente anti-islamico, oppure si fa riferimento, sì, ancora un antisemitismo ma sfumato e collegato alla grande finanza, no? Soros, che è colui che guida le ONG e che fa sì che si compia un ricambio, una trasformazione, una sostituzione della razza bianca con le razze che vengono dal sud del mondo tramite le ONG, appunto. Anche questa è una forma di complottismo che in un certo senso evoca l'antisemitismo di 100 anni fa. Il pacifismo e il buonismo vengono tacciati come inutili, nella migliore delle ipotesi, oppure come complici, no? Collusi con appunto le altre parti del mondo che vogliono rubarci la terra, rubarci il lavoro, distruggere la civiltà occidentale. Il concetto di scontro di civiltà enunciato per la prima volta dal politologo americano Samuel Huntington afferma che appunto nel mondo esistano diverse civiltà tra loro inconciliabili e quindi sostanzialmente non sia possibile un'integrazione tra civiltà. Questo fa parte, diciamo, del bagaglio culturale della destra e anche della destra radicale. Il culto dell'eroismo. L'eroismo naturalmente nell'epoca, nel ventennio, insomma, era inteso come eroismo fisico, come guerresco, eccetera. Da qui discendono tutte le formazioni paramilitari che caratterizzano diversi paesi europei, ma l'eroismo può essere inteso anche nel senso, per esempio, di Trump, che ha il coraggio di dire le cose che nessuno dice, no? Che si contrappone al politicamente corretto. Il politicamente corretto, da una buona parte della destra radicale, è visto come uno strumento che il capitalismo unito al globalismo e anche al terzo mondismo, possiamo dire, utilizza per drogare la popolazione e non far dire la verità su certi temi. Quindi eroismo nell'infrangere questo politicamente corretto. Vabbè, poi naturalmente ci sono alcuni temi come il machismo, no? Questo è tipico del fascismo in tutte le sue componenti, quindi il disprezzo per i gay, ma anche il razzismo nei confronti, il sessismo, il razzismo nei confronti della donna, insomma, che è ancora più basilare.
Ecco, io a questo punto vorrei citare una frase di Pierpaolo Pasolini che nel 62, nelle Belle Bandiere, una sua opera non delle più note, affermava: non occorre essere forti per affrontare il fascismo nelle sue forme pazzesche e ridicole, occorre essere fortissimi per affrontare il fascismo come normalità, come codificazione, direi, allegra, mondana, socialmente eletta, del fondo brutalmente egoista di una società. Che cosa significa? Oggi assistiamo al proliferare di, diciamo, movimenti giovanili o non giovanili di destra radicale. Questo è un fatto che si può attestare statisticamente, i numeri stanno crescendo, esiste tutto un sottobosco, possiamo dire, una sottocultura molto viva in tutti i paesi europei occidentali e non solo. Ma questo è possibile all'ombra di partiti di rilevanza nazionale, spesso inseriti nei parlamenti nazionali, a volte anche nel Parlamento europeo, che col tempo hanno legittimato, normalizzato idee, principi, concetti, tabù che fino a qualche decennio fa non era consentito pronunciare, affermare, non era consentito enunciare in alcun modo. Per esempio in Italia questo è avvenuto, diciamo, col ventennio berlusconiano, no? Dove appunto sono state sdoganate una parte, naturalmente, non tutti i principi del fascismo, non sto dicendo questo, naturalmente. Che cosa significa questo? Che esiste un concreto rischio che si affermi di nuovo il fascismo nell'Europa occidentale? Probabilmente no, però idee e principi, linguaggi e diciamo etica, se così possiamo definirla, propri del ventennio fascista, hanno fatto breccia anche i paesi di forte tradizione democratica come la Francia, la Germania, la Gran Bretagna e anche l'Italia. Detto questo, esiste invece un rischio più concreto, a mio parere, non solo a mio parere, anche di persone più autorevoli di me, che diciamo, una deriva veramente fascista si realizzi in paesi dell'Europa orientale, in democrazie giovani e ancora fragili, come possono essere l'Ungheria, la Polonia, la Repubblica Ceca, la Slovacchia, la Croazia, molti dei quali fanno parte dell'Unione Europea, e dove appunto la giovane età della democrazia di questi paesi, no, usciti da regimi filo-sovietici, fanno sì che in un certo senso non abbiano ancora gli anticorpi per contrastare in maniera efficace, come forse i paesi occidentali invece sono ancora in grado di fare, l'arrivo, insomma, la deriva fascista. Adesso analizzerò in maniera, insomma, farò una panoramica dei vari paesi e dei vari movimenti, diciamo, estremisti, di estrema destra, che appunto hanno la tendenza di a normalizzarsi. Cosa intendo per normalizzarsi? A far passare alcuni concetti che fino a poco tempo fa erano considerati da non dire, da non affermare, da non diffondere, e farli passare come normali. In questo modo cosa succede? Che diciamo, le realtà giovanili, i movimenti di estrema destra radicali, violenti, coloro che si dedicano proprio alla violenza vera e propria, non solo verbale, in un certo senso sono considerate solo come estremizzazioni di un senso comune che però è diffuso, no? Quindi sono considerati quasi, non dico come normali naturalmente, ma come delle come radicalizzazione di qualcosa che però tutto sommato è condiviso da larghe fette di popolazione. Veniamo a esaminare così brevemente, naturalmente non entrerò nel dettaglio di ciascun paese. In Grecia abbiamo la formazione Alba Dorata, a cui si ispira, per esempio, afferma di ispirarsi Casa Pound. Alba Dorata è di ispirazione veramente neonazista, ha avuto numerosi suoi esponenti, sono stati inquisiti, alcuni sono stati condannati, anti-immigrazione naturalmente, fortemente anti-immigrazione, è stato contro l'austerità, questo ha caratterizzato naturalmente anche la sinistra greca, no, all'epoca delle imposizioni di grave austerità al paese. E naturalmente ciò si è manifestato anche con, soprattutto, insomma, l'odio per gli immigrati, con ronde, con azioni violente,
e con l'istituzione di una vera e propria organizzazione paramilitare. Alba Dorata è un esercito, ha un vero e proprio esercito parallelo. L'Ungheria. In Ungheria ci sono due grandi formazioni. Il partito Fidesz, la sigla adesso la pronuncia esatta non la so, quello di Viktor Orbán, che fa parte del Partito Popolare Europeo, ma che appunto soprattutto recentemente ha dato vita ad una svolta autoritaria, soprattutto nei confronti dei media, no? Restrizione alla libertà di stampa, di pensiero, rivisitazione delle assegnazioni dei testi scolastici, vengono scelti testi scolastici in cui compaiono affermazioni antisemite e nostalgiche del passato fascista nazista ungherese, minacce agli artisti e agli intellettuali che non si conformano alla linea ufficiale del partito. Accanto a questo Fidesz abbiamo un altro movimento ancora più radicale che si chiama Jobbik, che è un partito, una formazione anche questa paramilitare, irredentista, cioè afferma che l'Ungheria debba ingrandirsi e non accettare i confini che le sono stati imposti dopo la prima e dopo la seconda guerra mondiale, antisemita e anti-israeliano, quindi un partito di questo tipo. In tutta l'Europa dell'Est si registra la presenza di partiti più o meno orientati in questo modo. Questo fa sì che esista appunto una diffusione di valori, di odio, soprattutto nei confronti dei Rom in questi paesi dove che sono una presenza molto forte, in Ungheria raggiungono quasi il 10% della popolazione, e contro i quali si attuano dei veri e propri pogrom, cioè una vera e propria persecuzione spontanea, popolare, come ai tempi dello zar a fine 800 nei confronti degli ebrei. Con il sostanziale silenzio e avallo delle istituzioni politiche. In Germania abbiamo due grandi formazioni, Alternative for Deutschland, che ha raggiunto nel 2017 il 13% dei consensi, diventando il terzo partito della Germania, che è dichiaratamente nazionalista, xenofobo, ha avuto grandi consensi non solo nella Germania orientale, dove c'è una situazione socio-economica ancora in ritardo rispetto all'Ovest, ma anche in zone ricche come la Sassonia, la Baviera, dove è diventato il terzo partito. Quindi non c'è sempre da sottolineare come le forze di estrema destra proliferino laddove c'è degrado sociale e economico. Non è così anche in Italia, i neofascisti prosperano nei quartieri bene di Milano, di Roma, nel ricco Veneto, quindi non è più solo così. Abbiamo poi un altro partito, il Partito Nazionaldemocratico, no? Ecco, anche in Svezia si chiama Partito Democratico, in realtà sono dei partiti di estrema destra, anti-islamici, xenofobi contro gli immigrati, che promuovono e sostengono anche azioni violente nei confronti degli immigrati. Stessa cosa in Inghilterra, abbiamo il British National Party e altre formazioni che hanno raggiunto pian piano consensi di massa, un po' come ha fatto il Front National in Francia, cioè rifacendosi un po' il trucco, il maquillage, nel senso che si passa dall'antisemitismo, per esempio, del padre di Marine Le Pen, a un antiglobalismo, a affermazioni tipo prima i francesi, come in Italia prima gli italiani, però appunto questo consente di attrarre un maggior numero di consensi. Vado più brevemente su alcuni paesi, mi soffermo sulla Polonia. La Polonia, analogamente a quanto detto riguardo all'Ungheria, è governata da un'elite che sta riscrivendo la Costituzione in senso illiberale, no? Espressione che viene utilizzata da Orbán, per esempio, in Ungheria. Lo Stato ungherese deve diventare uno Stato illiberale, perché lo Stato democratico non ha funzionato e quindi dobbiamo virare verso un maggiore controllo da parte dello Stato. Un accenno agli Stati Uniti: Trump si è fatto forte nella sua campagna elettorale dell'endorsement di Duke, che è stato un esponente di primo piano del Ku Klux Klan. Stephen Bannon, che adesso non è più nell'entourage di Trump, ma lo è stato fino a poco tempo fa, anche lui è un suprematista bianco, cioè crede insomma nel razzismo, nella superiorità della razza bianca sulle altre, e tutta la campagna elettorale di Trump è stata imperniata sull'odio per lo straniero, contro gli immigrati, insomma, cose che conosciamo. Non si può parlare di fascismo in questo senso, naturalmente, però si può parlare di alcuni caratteri che ritornano in varie realtà geografiche.
Concludo con la Russia. Il caso russo è particolare. Nella Russia vige quello che possiamo chiamare un nazionalismo, o meglio, il cosiddetto, diciamo, l'ideologia prevalente è quella dell'eurasiatismo. Che cosa si intende per eurasiatismo? L'idea che la Russia, dopo la fine del comunismo, aveva il destino storico non di allinearsi alle democrazie liberali dell'Occidente, ma quello di rappresentare un unicum geopolitico in quanto zona di transizione tra Est e Ovest, un unicum in cui, per il quale, diciamo, l'alternanza di diversi regimi, quello zarista, quello comunista e poi quello, diciamo, democratico attuale, fintamente democratico, in realtà non modificano sostanzialmente l'assetto, diciamo, i fini della Russia. La Russia ha lo scopo di proteggere i suoi confini, di unire le popolazioni russe in nome della superiorità del popolo russo. Da qui anche qui l'odio per lo straniero. Qui lo straniero è inteso come soprattutto le popolazioni caucasiche, i ceceni, no? Sappiamo del terrorismo ceceno, ma da qui è nata una persecuzione anche nei confronti di chi terroristi non sono, ed è nata quindi una politica illiberale, no? Quella di Putin, che è al governo bene o male dal 1999, un po' come presidente, un po' come primo ministro, insomma si alterna in questi due ruoli, ma di fatto sono 19 anni che è al potere, e che ha progressivamente ridotto gli spazi di libertà di pensiero, libertà di espressione, libertà di stampa, e appunto sappiamo di come vi siano stati numerosi episodi di repressione violenta di giornalisti, di avvocati che in qualche modo avevano messo in discussione tali principi. Questa è una rapida panoramica del mondo occidentale. Ho incluso anche la Russia perché la ritengo importante da questo punto di vista, e anche perché è un po' un modello per alcuni paesi orientali. E Putin rappresenta anche una figura di spicco per molti leader occidentali, no? Per questo suo coraggio di creare un'alternativa al liberismo economico, al capitalismo, di saper essere in grado di fronteggiare gli Stati Uniti, la globalizzazione e tutto, insomma, il binomio capitalismo e liberismo economico da un lato, dall'altro globalizzazione, commistione tra popoli. Questo fa sì che in Russia ci sia un numero immenso di giovani che sposano tesi nazionalsocialiste, perché insomma c'è una nostalgia non solo per il nazismo di Hitler, c'è nostalgia per il bolscevismo, ma inteso nel suo senso più deteriore, no? Come dittatura, come repressione degli oppositori. E c'è un grandissimo aumento dei gruppi di skinhead, di tutta quella sottocultura giovanile che fa appunto dell'odio per la democrazia il suo nucleo fondativo. Passo la parola al professor Louvain. Grazie. Buonasera a tutte e a tutti. Grazie per l'invito e per l'opportunità. Se non mi fosse arrivato un messaggero alato, una messaggera alata, che portava la gentile e ferma richiesta del senatore Dujani, probabilmente non mi sarei occupato di questo tema in questi giorni. Non essendo qui con assoluta continuità e non seguendo tutte le dinamiche della regione, effettivamente non era venuta alla mia attenzione in modo particolare la vicenda dell'apertura di Casa Pound a Châtillon, visto delle mobilitazioni significative di cittadini, di forze politiche, ma nell'ordine delle mie priorità non sembrava essere un argomento di studio e di approfondimento, neanche forse di quella giusta lettura che dovremmo fare tutti, non solo dei giornali, della quotidianità, ma anche delle dinamiche di fondo come quelle che, mettendo l'asticella molto alta, già con il suo intervento il professor Di Tommaso ci ha ricordato. E per questo sono riconoscente a Cesare Dujani, alle istituzioni, al comune di Châtillon, all'Istituto Storico della Resistenza, all'AMPI, che ci suonano un po' il campanello e che mi obbligano per primo, prima ancora che voi, a
di interessarmi e occuparmi di qualcosa di serio, di profondo che sta succedendo e per il quale forse non siamo ancora tutti così attrezzati. Mi fa piacere parlarne con voi qui nell'Hotel Londres, quasi fosse Radio Londra che comincia a mandare qualche piccolo messaggio che speriamo vada anche al di là di questo numerosissimo, devo dire, non ho ricordi di sale così affollate in questi ultimi tempi nella vita civile e nella vita politica della Valle. Evviva! Ben venga questa opportunità, ben venga chiedersi alcune cose che ci chiediamo tutti come uomini, come cittadini intorno a questo fenomeno. Ma perché in fondo i giovani sentono così forte questa sirena, questi nuovi stimoli, questi nuovi orizzonti di una forma politica, di un vivere insieme la dimensione della politica in un certo modo, che trascina verso esperienze che purtroppo noi vediamo molto simili, non solo noi che le abbiamo magari lette, studiate, ma soprattutto chi ne è ancora memore della sua gioventù e nel suo impegno politico e di resistenza, vede così pericolosi. Io credo che ci siano delle ragioni di fondo che spiegano come mai oggi i giovani cercano delle opportunità di esprimersi e di ritrovarsi intorno a messaggi semplici, intorno a un'idea ribellistica di contrasto ad un modo di essere della società nella quale non si sentono capiti e ascoltati come dovrebbe, bisogno di avere anche loro un'etichetta chiara. Il fatto di dire di essere democratico non è qualcosa che sollevi poi quei grandi entusiasmi, appare generico, appare estinto quasi questo concetto per chi non lo ha fatto proprio. C'è bisogno da parte loro di certezze, c'è la richiesta di qualche punto fermo e anche di potersi porre in contrapposizione con ambienti familiari, con ambienti sociali, con degenerazioni anche della politica e delle istituzioni che evidentemente non fanno onore a chi, molti di noi insomma, ne hanno fatto parte, ne sono stati protagonisti, ha portato avanti degli impegni istituzionali. Io credo che non vada fatto l'errore di pensare che è sufficiente richiamare espressamente la parola fascista, l'idea del ventennio, il culto di quel capo o la memoria storica di quel capo per qualificare come fascismi e nuovi fascismi queste forme. D'altra parte noi abbiamo un dovere di indagare su questo fenomeno perché il fenomeno internazionale prende il suo nome da una vicenda politica italiana che ha visto questo paese, la sua culla e che quindi evidentemente, e lo pensavano già a suo tempo Emilio Lussu e Emilio Chanu, una qualche piccola predisposizione ce la può avere per una deriva di questa natura. Io credo che si debba guardare invece, come ha fatto molto bene poco fa Daniele Di Tommaso, all'ideologia sottostante, alle parole d'ordine, quasi alle sensazioni che promanano da questi ambienti. Sono già state ricordate molto bene, credo che facesse anche molto riferimento nel suo intervento, Daniele, al libro Il fascismo eterno di Umberto Eco, una micro lettura che fa molto bene, ma fa molto bene a chi ha già una rete di concetti in mente, chi ha già la storia ben precisa. Invece va spiegato meglio forse il fenomeno e vanno spiegati meglio certi suoi elementi a chi questa cognizione non la può ancora avere perché non ha fatto né un percorso di studi né un percorso di vita consono per questo tipo di interpretazioni. Ci sono alcuni elementi, io li richiamo solo molto molto rapidamente, che vanno focalizzati. L'idea di un'esaltazione della collettività nazionale e l'antieuropeismo di fondo
sono un carattere fortissimo, un carattere molto costante di questi fenomeni e devo dire incominciano di nuovo a fare presa. L'Italia è un paese che ha dimenticato la parola nazione per tanti decenni. Negli anni 70, 80, ancora fino alla presidenza Ciampi, la parola nazione italiana era bandita. Si parlava di paese, nel nostro paese. Che poi anche, è curioso, ma è esattamente il paese che ci ricordava Maura Susanna prima. Cioè, l'italiano per tanti anni si è riadagiato su una dimensione che essere italiano era essere una parte di questo paese. Dagli anni 90 in poi, per una serie di fattori complessi, in Italia si è riscoperta l'idea di patria e di nazione. E c'è qualcuno che su questo tasto sta pigiando molto molto forte oggi, come risposta a fenomeni anche in parte nuovi ed emergenti. C'è il disprezzo dei valori dell'individualismo classico, liberale, ma anche, direi, il disprezzo del parlamentarismo. Tutto quello che appartiene alla discussione, al dibattito parlamentare, alle aule parlamentari è denigrato e screditato. Ora, che alcune aule parlamentari siano denigrate, beh, è un fenomeno del quale sono anche in parte, in gran parte responsabili. Ma da lì a fare un'operazione di smantellamento, oggi in assenza di serie alternative, perché si può cercare forme più avanzate di democrazia, l'innesto di democrazie partecipative, l'innesto di democrazie dirette, eccetera, ma lo smantellamento oggi, tout court, della democrazia parlamentare è un salto nel vuoto che credo non ci possiamo permettere. C'è una cosa anche molto singolare, poco sottolineata, è che l'idea che serpeggia in questi movimenti della cospirazione internazionale. Negli anni 20, negli anni 30, ha preso un connotato drammatico che si chiamava antisemitismo, il nemico era presto focalizzato. Ecco. Erano le potenze plutocratiche ed era l'ebreo. Bisognava visualizzare questo, non avversario, questo nemico da abbattere e portare tutto il popolo ad essere coeso in questo. L'esempio drammatico delle leggi razziali ne è una testimonianza, credo, fortissimo. Ma oggi c'è una precisa teoria di cospirazione. Il termine probabilmente alla maggior parte di noi suona abbastanza sconosciuto e confesso, prima di mettermi a studiare anch'io nel mio piccolo questo fenomeno, non l'avevo colto. C'è una teoria precisa, si chiama sostituzionismo, no? La sostituzione delle popolazioni locali ad opera di popolazioni straniere. C'è una grande orchestrazione internazionale per far venire qui delle persone che sostituiranno i nativi, sostituiranno gli autoctoni, i locali, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è un pensiero, naturalmente sono tutte tesi che possono essere discusse, affrontate, ci sono sedi nelle quali fare. Ma attenzione, lasciar passare, lasciar planare tout court questa idea che ci sono delle strategie in atto e che certamente ci sono menti sottili che stanno facendo questo e che bisogna riarmarsi contro questi fenomeni, è alquanto pericoloso. C'è un connotato anche che la politica ormai di scarsa presa non ha colto immediatamente, che è la capacità di mobilitazione di questi gruppi, di far sentire parte di un insieme. Ora, non hanno bisogno di mettere la camicia nera e di sfilare con i gagliardetti, sono molto diversificati, si occupano di varie attività, anche di attività che di per sé sono perfettamente sociali, lodevoli, apprezzabili, di tipo ambientale, di tipo sociale, eccetera, ci torneremo fra un attimo. Io credo che questo sia molto molto significativo, ma tutti devono essere inquadrati, tutti devono avere in questa nuova politica un loro ruolo come parte di un insieme. C'è una visione organicistica da parte di questi movimenti che è molto molto forte e molto organizzata.
insieme a una capacità di propaganda e di mobilitazione che sta appena iniziando a dare i suoi frutti. Nonostante siano pochi anni di vita, di attività di questi organismi, hanno una grandissima esperienza alle spalle, si portano dietro anni e anni di attività in ambienti piccoli, ristretti, ma anche in cenacoli intellettuali, che hanno una capacità di organizzazione e di teorizzazione molto molto forte. Dove sfocia questo? Sfocia nella esaltazione dell'azione, della violenza e dell'annullamento delle opposizioni. Non c'è dialogo, non c'è contrasto di idee, c'è prova muscolare. Questo è quello che emerge dalla lettura dei testi, delle opere, dei manuali operativi, se vogliamo, della divulgazione che fanno questi gruppi. E tutto questo con alcuni richiami anche a quegli aspetti, ma in modo diverso, in modo nuovo, quegli aspetti come il sessismo, il macismo, che in Italia, devo dire, hanno preso dei connotati molto, molto curiosi, potrebbe dire quasi singolari, ecco, rispetto a quanto avvenuto in passato altrove. Quindi cerchiamo di capire cosa sta succedendo. Cerchiamo di attrezzarci un po', io non voglio annoiare con indicazioni di lettura, se non in aggiunta a questo Umberto Eco, che è una chicca, è un gioiello. Ringrazio Marisa per avermelo portato qualche giorno fa per permettermi di leggerlo in tempo. Guardate Agnes Heller, una filosofa ungherese che si misura costantemente con il problema di casa sua, delle intolleranze, delle xenofobie di casa sua, e la sua riflessione è di poco più giovane di Cesare Dujani, una ragazzina quindi che ha insomma, idee mature sul punto. Io suggerisco di fare queste letture, i paradossi della nuova Europa trattati da Agnes Heller sono molto importanti, e lo stesso per chi ha voglia di capire un po' il popolocrazia, ecco, l'idea della semplificazione della politica. La politica ha sicuramente stufato, stancato, ci sono tutti i motivi per lamentarsene, ma il mondo di oggi è complesso e le interpretazioni semplici e banali non servono molto, servono sì a tirare dietro di sé qualcuno, ma non servono a capire cosa sta realmente succedendo dietro di noi. Quindi questa logica di un populismo, adesso si chiama, ma il termine di popolocrazia mi è più simpatico, anche perché evita fraintendimenti su questo tema. L'elementarietà di questa lettura della società, i buoni da una parte, i cattivi dall'altra, no? E tutto passa oltretutto su canali, attenzione, molto inquinati, che sono i canali della comunicazione, particolarmente via internet. Quella televisiva è talmente confusa che io non so se voi riuscite ancora a digerirla, ma anche facendo un lavoro selettivo su internet si riesce molto facilmente a cadere in inganno, ad essere colpiti da notizie tutt'altro che fondate, ma che vengono manipolate ad arte. Ci sono, non vorrei sembrare anch'io complottista, ma ci sono delle organizzazioni, degli strumenti molto molto sofisticati per fare tutto questo. Cerco adesso di dire due parole, se me lo permettete, per quello che è il mio mestiere. Bisognerebbe sempre stare attenti a non abusare dell'attenzione altrui parlando di cose che non si conoscono bene, ma come giurista più o meno qualche coordinata credo di averla in testa. Noi abbiamo girato pagina nel 1945, è cambiato il regime, si credeva, si riteneva di avere sotterrato il fascismo. Sono stati messi nella nostra Costituzione dei punti fermi, c'è un articolo 21 che ci dice che abbiamo piena libertà di manifestazione del pensiero, in opposizione al regime precedente. C'è un regime aperto alla partecipazione di tutti i cittadini associati attraverso i partiti politici che possono concorrere per
la determinazione dell'indirizzo politico del Paese, l'articolo 49 che ce lo precisa, ma c'è un limite preciso che poi è andato a finire in una di quelle disposizioni transitorie e finali che sembra che non servano, sono messi alla fine, ed è il divieto di ricostituzione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista. Ora, questo, sì, non prendo meriti, l'hanno scritto altre menti, ma questo bisogna capirlo però, non bisogna fermarsi lì, perché se ci fermiamo lì è facile dire ma noi non vogliamo ricostituirlo quello, noi abbiamo altre idee moderne, nuove, diverse, siamo oltre, siamo over, come si dice adesso. E su questo io vorrei ricordare che ci sono due punti precisi, anche se possono non piacerne i nomi delle persone a cui sono rimasti collegati nel momento in cui sono state varate. Due leggi. Una legge è stata varata dal ministro Scelba in tempi molto molto lontani, stiamo parlando del 1952, la legge 645, che va oltre questa idea della ricostituzione del partito, come se si volesse mettergli lo stesso nome, eccetera. D'altra parte in Italia per 50 anni c'è stato un partito che aveva una fiamma tricolore, che usciva da una tomba, insomma qualcosa doveva pur dire questa immagine, ma insomma quel partito ha continuato a vivere e poi anche a spostarsi, forse dal punto di vista politico, in direzione diversa da quella in cui si temeva andasse. Ma la legge Scelba dice delle cose molto precise, che in particolare è vietato e severamente punito, d'altra parte, chiunque fa propaganda per la costituzione di un'associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità di riorganizzazione del disciolto partito fascista, e comunque chiunque pubblicamente esalta gli esponenti, i principi, i fatti, i metodi del fascismo oppure le sue finalità antidemocratiche. Quindi negli anni 50, in una situazione molto strana tra l'altro dell'epoca in cui la DC era un po' isolata e cercava una sponda verso un allargamento del suo consenso, ha detto no, un momento, tutto questo deve essere messo fuori legge, non solo la ricostituzione formale, ma quelle idee, l'esaltazione, il sostegno, la riorganizzazione intorno a quei principi antidemocratici. Quindi l'apologia del fascismo, cioè il difendere quei principi, è un reato. Questo non dobbiamo comunque dimenticarcelo. A parte dei piccoli presidi, delle piccole difese che il nostro paese è riuscito a mettere insieme. E il passaggio successivo è stato fatto 40 anni dopo, porta la firma e il nome del ministro Nicola Mancino, che ha varato una legge della quale tutti ci siamo accorti perché sembrava che andasse a colpire soltanto chi negli stadi alzava il saluto romano e metteva striscioni contro gli ebrei. È una legge che sanziona e condanna gesti, azioni, slogan legati all'ideologia nazifascista e che incita alla violenza e alla discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali. Punisce l'utilizzo di simbologie legate a suddetti movimenti politici. Quindi ha allargato la platea, diciamo, della messa fuori legge, della messa fuori campo. Non sono gli strumenti legali che mancano in questo paese. Malgrado questo, l'Italia è un paese che ha una democrazia debole da questo punto di vista. In altri paesi l'asticella e le salvaguardie sono più alte. Guarda caso, solo i paesi che hanno conosciuto direttamente il fascismo o il nazismo hanno alzato delle barriere nelle loro costituzioni. La democrazia protetta, tra virgolette, il termine usato dai giuristi è quello, democrazia protetta vuol dire non la si può distruggere, non si può portare nel paese, portare avanti nella discussione politica e nelle istanze politiche delle posizioni che puntano a sovvertire i valori fondamentali di questo paese. La Germania.
La Germania l'ha scritto a chiare lettere, articolo 21 della sua Costituzione, già nel 49, e poi mantenendo in permanenza. Noi abbiamo dato 5 anni di tempo alla norma transitoria per le epurazioni fasciste, loro l'hanno mantenuta intatta questa salvaguardia ulteriore. In Germania però ci si accorge anche di un problema del quale erano consapevoli, sono sempre stati consapevoli i governanti italiani, che se si calca molto la mano sulla messa fuori legge di chi è contro certi valori, si va nella direzione di poter criminalizzare anche altre forze. Il timore è sempre stato molto avvertito a sinistra, che si potessero usare questi strumenti da parte di governi molto, molto distanti e che inibissero l'azione politica attraverso l'operato della magistratura, attraverso l'operato delle forze di polizia, con delle interferenze non giuste, non naturali rispetto al dibattito politico. Eppure la Germania questa salvaguardia la mantiene, la pratica. Stranamente ce l'ha anche la Grecia. Stranamente anche la Grecia ha queste norme in Costituzione, ma come abbiamo sentito bene poco fa, servono poco queste salvaguardie di per sé. Se dietro il corpo politico, le istituzioni, la società non collabora. Un grande giurista tedesco, Böckenförde, che è stato anche giudice della Corte di Karlsruhe, ha teorizzato questo dicendo la democrazia è il regime più debole, più fragile, perché lasciando aperto il campo anche ai suoi nemici teorici permette di creare delle condizioni di distruzione. Io sono convinto che questa democrazia, queste democrazie vanno protette, vanno comunque salvaguardate e che non ci deve essere una tolleranza eccessiva nei confronti di questi fenomeni. Che cosa insegnano le vicende di questi giorni rispetto a queste possibili ricostruzioni di scenari del ventennio? Io mi sono dedicato a un esercizio che possiamo fare tutti e con grande facilità, perché ci sono delle pubblicazioni che sono disponibili su internet proprio nel sito delle associazioni di cui si parla e che vanno lette, vanno interpretate, vanno spiegate perché si possa avere un'idea precisa di dove si può andare. Allora provo a vedere, a fare un riscontro con quello che si diceva prima Daniele, perché anche se con un linguaggio più subliminale, attenzione, ma ci sono, oltre che nella forma, e io devo dire la forma è molto inquietante, le fotografie che si vedono in questi siti sono molto evocative di un atteggiamento, di un desiderio di scontro e di conflittualità. Mi sono chiesto se si rispondono queste loro idee nuove, presunte nuove, a quei caratteri, a quei criteri dell'urfascismo, come dice Eco, cioè del fascismo eterno, no? Quello che c'è comunque sempre, perché non lo si sconfigge mai, fa parte, è una pulsione che è talmente diffusa, talmente credibile anche all'interno di ciascuno di noi, che pensare uno sradicamento definitivo e per sempre non è possibile, è una lotta continua, almeno sappiamo però che cosa stiamo combattendo. Ho detto dell'antiparlamentarismo. Ci piacciono più gli atti concreti che le campagne elettorali. Ai burocrati, ai passacarte di partito e ai corrotti di ogni valore serve una sveglia. Ma io, per quanto sia d'accordo sui corrotti, sulla necessità di far pulizia, il tono e anche il contenuto delle opinioni mi pare molto chiaro. Il parlamentarismo non serve, è una fonte, lì si annida naturalmente, quando dico parlamentarismo intendo anche quello comunale, come quello regionale, come quello nazionale, è l'assemblearismo, è il confronto libero delle opinioni. Bisogna tagliare quindi dritto.
l'esaltazione della collettività nazionale, il sovranismo e l'antieuropeismo, mi pare che quando si dice solo Casa Pound può portare anche in Italia il vento di sovranità e identità che si respira in tutta Europa, ma si ricollega vagamente a quello che è la mouvance, la corrente generale. Quanto alla lotta contro le plutocrazie, ma adesso piuttosto la teoria della cospirazione, ecco, qui inviterei soprattutto chi studia questi fenomeni ad andare a leggere Renaud Camus e la teoria della sostituzione. È stato molto chiaramente teorizzato questo discorso dell'arrivo di nuove popolazioni più malleabili, più docili per sostituire i locali e quindi per dare, come dire, una logica a quel senso, a quella paura di una minaccia esterna che percepisce la vecchietta a Torino in un quartiere in cui è insicura, che percepisce chiunque si trova per la prima volta a vedere persone di colore, persone che praticano altre religioni, laddove era abituato ad un'altra fauna umana. Insomma, cambiamento è normale, ma c'è qualcuno che ti dice non è un caso. Casa Pound non crede che i problemi dell'Italia si risolvano sostituendo la nostra popolazione con altre che stanno più simpatiche ai buonisti. Quindi, signori, quelli ve li stanno facendo arrivare, noi vi spieghiamo cosa sta succedendo, è una teoria, se ne discuta. L'antieuropeismo è direi flagrante, perché l'Unione Europea, sono tutte citazioni, vuol dire, non sono invenzioni o rielaborazioni, virgolette, l'Unione Europea, una struttura burocratica, tecnocratica, e fino lì, ostile ai veri valori dell'Europa e alla sovranità dei suoi popoli, un mostro antinazionale e antipopolare. Signori, abbiamo dato vita a un mostro. Noi pensavamo di avere superato il conflitto franco-tedesco, il clivage tra i paesi del nord e del sud dell'Europa, anche in termini di sviluppo, eccetera. È tutto da distruggere, perché solo la sovranità nazionale, si ritiene, è fonte di salvezza, è una forma di igiene politica. Nostalgia. Qui è curioso, ma non c'è nessun passaggio, almeno io non ne ho trovati, di evocazione nostalgica, ma trovo una curiosa consonanza. Casa Pound è un movimento rivoluzionario, di rottura, giovinezza al potere, una parola d'ordine, una volontà, un obiettivo. È un'avanguardia nello stile. Beh, qui c'è tutta la riscoperta degli anni dell'avanguardia del fascismo, del primo fascismo, è un distillato, direi, di quelle idee, di quel pensiero. E che di pensiero ne voglia poco questa corrente politica, direi che è altrettanto evidente. Bisogna tornare a credere, ricominciare a lottare. L'azione, attenzione, l'azione ha ragione degli schemi consegnati nei libri. Metteteli un po' da parte, questi libri non servono a niente. L'importante è agire, al comando, all'ordine, si deve dare una risposta immediata. E questo perché bisogna scattare come un solo uomo a difesa di una nazione minacciata, quindi ci sono gruppi di autodifesa legali. In Italia non c'è più posto, abbiamo innalzato barricate in difesa del territorio contro le invasioni. Sono parole comunque che hanno un peso, hanno una loro forza e che danno il senso di marcia di questa mobilitazione, di questo inquadramento delle masse. Non in un sol corpo, ma questo è un fattore molto nuovo, in una serie di piccoli corpi diversi, alcuni dei quali io potrei anche iscrivermi, penso, azioni di tipo ambientale, sostegno, cooperazione con il terzo mondo, purché il terzo mondo rimanga naturalmente a casa sua, secondo questa logica. E questo è il fil rouge di questo lavoro, con un bagaglio culturale del tutto singolare. Dominique Venner, il samurai dell'Occidente, Renaud Camus,
con la sua grande teorizzazione della sostituzione dei popoli europei. Ezra Pound, la famiglia ha già segnalato da tempo non essere molto d'accordo di questa appropriazione, però Ezra Pound era comunque venuto a flirtare con il Duce all'epoca del fascismo e vi aveva visto un uomo di grande interesse, e tutta la teorizzazione delle identità sacre, delle mitologie, eccetera. Molto molto interessante, un pantheon proprio, direi una presentazione allargata di grandi miti. Se c'è una cosa però in cui il tempo segna un cambiamento è questo leggero indebolimento del macismo, forse perché saranno venuti fuori anche nelle loro fila magari dei fenomeni di non esatto allineamento sull'etica sessuale dominante, ma comunque sta di fatto che la scelta non è più quella della condanna del diverso, ma della sottolineatura della diversità dei ruoli sessuali, la complementarietà. Si usano molti termini molto interessanti, ma per sfumare l'idea che la donna deve fare la madre, che comunque le loro donne sono donne ben integrate nell'azione, nel movimento, eccetera, eccetera, eccetera. Beh, io mi fermo qui perché naturalmente non è il caso di annoiarvi ulteriormente, però è un invito alla lettura il mio, un invito al confronto su questi temi, anche ad attrezzarsi, perché non è escluso che in molte famiglie, a sorpresa, ci siano poi situazioni nelle quali come d'incanto si scopre che c'è un'adesione anche convinta, forte, a questi nuovi modelli, a queste nuove situazioni. Quindi modesto, sommesso invito, soprattutto a beneficio dei millennial, ecco, quella nuova generazione che è normalmente meno attrezzata di fronte a questo fenomeno, a cercare di dare qualche buon argomento per riflettere, perché la democrazia non è un acquis definitivo, non è una cosa che il lavoro, l'impegno, il sacrificio delle generazioni precedenti ci ha consegnato intangibile, si consuma giorno dopo giorno, si consuma nell'indifferenza, si consuma nell'ignoranza, si consuma nell'idea che possiamo stare nel parco giochi della politica, perché tanto c'è comunque un sistema che ci copre, perché siamo in un paese, perché siamo in un continente unificato, perché siamo nell'Occidente, eccetera. Non è così. L'ondata che ci è stata segnalata e ben spiegata è un'ondata molto pesante, ma è anche un'onda che viene dall'interno, e quindi oltre che amare la democrazia, credo che ci sarà, in senso metaforico lo sottolineo, da armare anche la democrazia di solide e diffuse consapevoli ragioni. Grazie. Di presentarvi questo brano che ho scritto ormai nel 2010, più o meno, quando si capovolse il primo balcone. Il titolo è Sole freddo, perché il sole non può scaldare una terra che non c'è. Sei fuggito dalla tua terra, dall'ignoranza, dalla crudeltà. Sei partito in una notte mentre la luna parlava a me. È la vita dei pescatori che senza reti t'hanno rubato l'identità. Sei partita con la speranza alla ricerca di libertà, tra le braccia di tanti uomini hai perduto la dignità. Sare sappia la tua memoria senza una meta su quel balcone, non tornerà. La terra che non c'è, il sole.
cercato nel vecchio libro una risposta ai tuoi perché. Mentre l'acqua nel fiume scorre lenta, il sentiero non perderà. Le tue lacrime lasciano il posto ad il sorriso che il domani porterà. Con le lame i nostri silenzi hanno tradito la verità. A lavare le nostre colpe una preghiera non basterà. Senza fili e senza sbarre la nostra voce più forte sarà libertà. Di Facebook che si chiama Châtillon siamo noi, che ha pubblicizzato questo l'evento dell'apertura della sezione di Casa Paola, ha una mia contestazione sulla possibilità che un gruppo così composito potesse fare pubblicità per l'apertura di una sezione del genere. Mi è stato risposto: noi diamo spazio a tutto quello che fa il bene di Châtillon. È la risposta di storia. Adesso non mi spaventa la risposta che mi è stata data, perché conosco chi mi ha dato la risposta ed è uno che vale 4-5 voti, quindi non rappresenta un pericolo in sé. Però questo gruppo ha 1847 aderenti, non so come si chiamano. Di questi 1847, in 5 hanno messo mi piace alla mia, gli altri 0. Volevo dire, io non ho paura del fascismo in quanto tale, ho paura dell'indifferenza che fa nascere il fascismo. L'Europa illiberale, credo si riferisca all'idea dell'avanzata delle cosiddette democrazie illiberali. Ora io ho l'impressione che bisogna spogliarsi da questa definizione. Ci sono nella parte centro-orientale dell'Europa alcuni paesi dell'Unione Europea che si stanno muovendo ormai chiaramente oltre, al di là dei confini della democrazia, stanno minando alcuni presupposti in termini di depotenziamento delle corti costituzionali, criminalizzazione dell'omosessualità, limitazione alle libertà di stampa e così via. E nonostante questo, nella vulgata, nel discorso che si fa generalmente, si parla di democrazie illiberali. Come si dice? Sono delle democrazie, però birbantelle. Ecco, io credo che bisogna cominciare ad avere un recupero, una capacità di recupero dei confini della democrazia, perché se no tutto si stempera, non si sa fino dove si può andare. E siccome la democrazia ha questo di strano, che è fatta di valori che però non sono così saldamente presidiati, bisogna stare piuttosto attenti, quindi bene che se ne parli. Il riferimento al 16-12-2016 è riferimento, credo, al referendum costituzionale sulla riforma cosiddetta Renzi-Boschi. Allora, per due volte in Italia, democraticamente, dopo lungo dibattito, sono state respinte delle proposte di riforma costituzionale. Una nel 2006, portata avanti dal governo, dalle forze di centrodestra, Berlusconi in testa, e nel 2016 è stata respinta la riforma Renzi-Boschi. Ora, io
Posso anche condividere le valutazioni che sono state fatte circa l'opportunità di avere altri scenari che non quello proposto, non era sicuramente una proposta particolarmente entusiasmante, però sono preoccupato per un immobilismo di questo Paese e di una sua incapacità di trovare una via condivisa. Quindi credo che vada fatto uno sforzo, ma uno sforzo molto serio, perché dalla sterilità del dibattito politico, in particolare delle riforme costituzionali, si esce con un mal rovescio da parte della popolazione. Non sto dicendo che sarebbe stato meglio accettare una o l'altra, la prima o la seconda, tutte e due avevano molti limiti e inseguivano diciamo degli obiettivi che non sono quelli che io condivido, ma sono preoccupato. Le moment arrivera où le peuple sarà las de trop de débat e vorrà renverser les institutions. Non è un'idea mia, è un'idea molto vecchia che risale all'Ottocento, che c'è un limite, una soglia. È fondamentale che la politica in Italia, a partire da chi ci può mettere un po' di buon senso, soprattutto tra la gente, tra gli elettori, più che tra la classe dirigente, dove effettivamente non se ne vede molto di questo buon senso, ma riesca a dare una spinta verso soluzioni di modernizzazione del quadro politico e che siano accettate, condivise. L'Italia è un paese, come diceva il mio maestro Giorgio Lombardi negli anni 60 in un libro sui doveri costituzionali, in cui il sistema costituzionale chiede una fedeltà molto leggera, molto limitata, no? Cioè, quello che dobbiamo fare per questo paese, per la sua democrazia è ben poco. Io credo che sia da aumentare un po' questo poco e bisogna assolutamente che ci siano dei luoghi di discussione e degli strumenti per far arrivare la voce del popolo che superino questa impasse. Se no, se si rimane nella confusione, si rimane nel parapiglia, in queste situazioni lo si è visto in Germania, lo si è visto in Italia 70 anni fa, 80 anni fa, si va a finire molto molto male. Quindi è tempo che ci sia da parte della politica un segnale di chiarezza e di serietà sulle cose minime. E poi ritorno su quest'idea che ci deve essere una veglia democratica continua. Luca è stato tra coloro che hanno animato un momento importante, significativo di questa attenzione. Lo si fa come partiti, lo si fa come singoli, lo si fa come associazioni, però farsi sentire. L'indifferenza e il silenzio sono i peggiori nostri avversari in questo momento. La mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via. Thank you.